Viene una frase: il diritto naturale è sentimento fondamentale giuridico. Sentimento perché è vissuto, sentito. Fondamentale perché è la base, poi lo vedo, giuridico. Quando si dice sentimento fondamentale, si dice anche un concetto universale che è valido per tutti, ma l'universale nella filosofia teoretica di solo è soltanto il concetto universale, che invece è un sentimento vissuto. Il sentimento non è solo un concetto, è un concetto vissuto. Ecco perché è diritto naturale. Se tu mi dai uno schiaffo che io non merito, come disse Gesù quando il servo perché mi hai percosso che non ho fatto nulla di male, no? Ecco, c'è la reazione, la risposta, il sentimento fondamentale, quello è il diritto naturale. Non è un sentimento scritto, cioè, però è un sentimento vissuto, è un diritto vissuto il sentimento naturale, non un sentimento pensato, come se era al termine del mio intervento. I due gruppi mi hanno dato ragione e qualcuno ha detto: sono 25 secoli che aspettavamo questo discorso. Non mi ha fatto proprio dispiacere questo, no? Scriva queste cose, ho scritto un libro io di filosofia del diritto dopo. Alla fine del congresso si è avvicinato a me un professore, io conoscevo il nome suo, avevo letto libri suoi, cioè, ma non avevo mai avuto occasione né di vederlo né di parlarsi. Si chiamava Adelchi Attisani, era un crociano e aveva la cattedra di filosofia teoretica, credo a Catania. Si è presentato: io sono Adelchi Attisani, lei è l'unico che doveva essere ascoltato in questo congresso. Vabbè, la ringrazio, insomma, mi ha fatto piacere la sua in tutti i campi, se uno approfondisce, c'è da vedere, però.